In questi giorni i miei capelli sono più lunghi del normale. E oggi mi è venuto da fare una cosa del genere e ho notato una cosa di questo tipo, che questo ciuffo di capelli resta in piedi ed è dritto e compatto e unito. Questo ciuffo è la prova che il corno dei rinoceronti è fatto di cheratina, come i nostri capelli, come le nostre unghie. Quindi basta col bracconaggio con i rinoceronti. Il corno del rinoceronte oggi vale più dell'oro sul mercato nero, perché gli viene attribuita da secoli proprietà afrodisiaca che non ha. Il corno dei rinoceronti non ha nessuna proprietà afrodisiaca, perché se così fosse, se ci mangiassimo i capelli o le nostre unghie, dovremmo avere performance sessuali incredibili, ma non ce le abbiamo. Quindi basta uccidere i rinoceronti per un corno che non ha nessuna proprietà. Smettiamola con questa cosa, perché le conseguenze potrebbero essere terribili, non solo per i rinoceronti, ma per l'intero ambiente in cui vivono. I rinoceronti sono delle cosiddette specie ombrello. Cosa vuol dire? Che i rinoceronti con la loro vita regolano il sistema, l'ecosistema di tutte le specie che stanno sotto di loro, che dipendono dalla loro presenza, da quello che fanno, da come mangiano, da come addirittura fanno gli escrementi. Basta. Capelli? Corno di rinoceronte, stesso materiale, nessuna proprietà afrodisiaca, basta col bracconaggio.